Wahekuj, ben ritrovati dal vostro Underlink 91 in questo nuovo e forse anche ultimo episodio di LBX, Little Butler's Experience. Hai ultimato tutti i preparativi? Certamente. Diamo quindi inizio all'operazione Alba, che a quanto pare è l'ultima operazione. La finale, proprio la finalissima, l'ultima battaglia. Oh yes, guarda un po'. Daft Punk. Vabbè, tanto oramai sappiamo che è lui il nemico, quindi alla fine non è una gran sorpresa. Però questo è quello che praticamente vediamo all'inizio del gioco, una volta che lo accendiamo. Non la prima scena, ma quando lo avviamo. Quindi rilassiamoci un attimino, che è lunga. Open the hatch. Stand by. Orko. Squadron 1 going in from above. Ah, fanno cambio Squadron 2 is gonna bust tra quelle disegnate e quelle fatte direttamente al computer. We'll be fine. Laser grid activation. Attention! The laser grid defense system is charging. Engage your force fields now! Deploying force field? Online! Here it comes, everyone! See you down there. Yeah, for sure, Kaz! Seven units down. Maintain formation. Everyone stay calm and keep formation. Squadron 1, get ready to board Saturn! Battle on! All units, cover squadrons 1 and 2 on the approach. Ah, hanno tagliato, ecco, meno male. Che mi sembrava. Sconfiggi i nemici nell'hangar e entra nella Saturn. Quindi siamo io contro personaggi controllati dalla CPU, come sempre. Dobbiamo sconfiggerli. Siamo circondati, per andare avanti dovremmo eliminarli tutti. Va bene, avanti ragazzi! Ah, ma siamo con i nostri allora. Ma il gruppo, chi è il gruppo? Justin e Kazuya. Va bene. Inizia battaglia contro i Deku a livello 16? ma cos'è uno scherzo? Quanti ce ne sono? 300 per caso? No, eh. Non più di troppi. Cioè, ci siamo capiti, no? Non troppi, per favore. L'area di controllo della difesa è da questa parte. Dovete provare a raggiungerla in qualche modo. Vai! Tac! E stanghete! Tanto sono fortissimo, tu sei debolissimo. Volevo fare una tripla, volevo fare, ma niente, non me lo faccia fare. Dai, eccolo qua! E bla! E vai, è andato! Chi è il prossimo? Oi? Ah, eccoli, va! Ta! Bangete! Steng! C'era uno che diceva Steng! Poi è morto male, purtroppo. Non è più tornato. Cosa? Va bene, ma c'era bisogno per un Deku. Beh, per questo c'è bisogno. Ma lo blocchiamo, dai. Ok, se questo non basta. è bastato. Ah, ma sono sempre più forti o sbaglio? Mi sbaglio o sono più forti? Questo che sta a fa qua? Nessuno da. Nessuno che se lo calcola? Oh, ce lo pensa io, insomma. Oh cavolo, che bella combo che era! Era una combo bellissima! Oh porca miseria! Ok, è andato. Abbiamo fermato.
Perfetto. Andata! E vai ragazzi, ci siamo, dai! Dai che sono carico. Mannaggia. Sento una voglia incontrollabile di combattere. Ho aggirato tutte le istruzioni, ma lo ripeterò. Il nostro primo obiettivo è disattivare la difesa e penetrare e privare la Saturn delle sue barriere antiaeree. Dopodiché l'Eclipse potrà fornire il supporto necessario. Perciò dovete andare subito all'area di controllo. Non ne ho preso manco uno. Ma mezzo, non dico uno intero, mezzo. Dai, no, tengete. Vai, 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 non ti fermare. No, era attacco speciale, bene. Ah, lo prendo però forse non gli faccio molto. Ed infatti... Ah, non lo prendo manco a pagarlo, eh. Ah, ora t'ho preso però. E t'ho ripreso, guarda. Giusto, chi è il prossimo? Bene. Kazuya che sta a fare là? Si sta divertendo? Non lo so. Sta a raccogliere i funghi? Dai. Il luogo è molto sorvegliato, ma non abbiamo altra scelta. Dovrete liberarvi di chiunque cercherà di intralciare il vostro cammino. Guarda, pensavo invece di doverci fare amicizia, sai com'è. Però Kazuya ha fatto il suo bel dannino, eh. Devo ammetterlo. Io invece non sto facendo niente. Vabbè, però ragazzi, questo con... Quello col martello manda tutti quanti KO. Ah, tu volevi fare botte con me? Perfetto, ti accontento. È morto subito. Insomma, non è un granché, eh. C'è qualcuno per me? Signore, c'è un uomo per lei. Eccolo qua, perfetto. Vai, vai, vai. Sarà un attimo incantato. Mannaggia. Ehi, come mi ha atterrato? Dai però, Justin, cioè il martello li fa mandare a terra con un colpo solo. E quindi devo aspettare che finisca il frame di invincibilità per poi poterli riattaccare. È una noia mortale. Questo è anche uno dei motivi per cui ho tolto la falce a Odin. Sì, però stiamo a fa botte io e Kazuya, no? Io e il Deku. Kazuya. Bene. Vediamo un po' se lo becchiamo da qua. Preso. Ora. Andato. Finiti. Grande. Ragazzi, stiamo facendo fumare, eh. Fumare da tutte le parti. Lotte di qua, lotte di là. Ancora? Più avanti vi imbatterete in dei sistemi di sicurezza automatizzati. A quanto pare sono stati installati anche dei cannoni anti-LBX. Perciò fate attenzione. E me ne sono accorto. Ma perché stanno di là? Gli faceva schifo a venire di qua? Boh, mo stanno di là, ragazzi, io non capisco. Ma dove... Ah, Kazuya perché ha fatto col cecchino. Poteva dirmelo prima. Bisogna fare il giro. Vabbè, qua. Oria! Ma mi ero difeso! Mannaggia a te! Ok. A te! Eccolo qua! Ce n'è per tutti! Vai, vai, vai! Ok, è andato, bene. Mi difendo.
Ok, grande, grande. Poi fatto, grande. Wow, 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 wow. Mi sa che la battaglia finale oggi... non sarà oggi l'ultimo episodio. Ancora. Ma quanta gente c'è? Cioè, se non salvo di almeno 3 livelli dopo sta roba, non lo so, eh. Perfetto, anche più punti abbiamo fatto ora. Mo che succede? Ottimo lavoro. Qui sotto si trova l'area di controllo della difesa. Forza, entriamo! Ok, tu non sei neanche in squadra, che vuoi? Un solo livello! Però va bene, però va bene. Bonus, colpo di rottura, The Q, Ace. Beh, insomma, qualcosina abbiamo preso, ecco. Non siamo stati proprio a secco. Interessante. Non ci capisco nulla. Van, questi sono i comandi della difesa. Bene, presto, disattiviamola. E così ci incontriamo di nuovo. Tu! Perché vi ostinate a opporvi al vostro destino? È inutile! Anche se unite le forze, non potete battermi. Non ve l'ho già dimostrato una volta, forse? Non importa. Noi dobbiamo andare avanti per difendere le persone che amiamo. Giusto? Almeno sai qual è il vero piano di Lex? Lex? Non so di chi stai parlando. Non lo sai! Allora ti sto usando come ho fatto con tutti gli altri. Ti prego, smettila. Non posso sprecare il mio tempo con le tue frottole. La Saturn presto sarà a destinazione e il mondo risorgerà secondo gli ideali del Dottor Kaido. Condivido pienamente la sua visione. Sono il prescelto e credo che il sogno del Dottor Kaido sia bellissimo. Ovviamente lui non sa di cosa stiamo parlando. Sconfiggi Curtis Cole per sventare la sua imboscata, ma ce lo aspettavamo veramente, eh? Non preoccupatevi, i vostri LBX avranno una fine memorabile. Cospargere il suolo con i loro resti. Ma aveva Nemesis anche la prima volta che l'abbiamo incontrato? Non mi ricordo. Però è diventato anche più forte. Beh, c'era da aspettarselo. Ma si aveva Nemesis, non so perché, mi è venuto in mente che non ce l'avesse prima. Non lo so, boh, un pensiero strano. Ragazzi, siamo 3 contro 1, lo stiamo distruggendo praticamente. Cosa fa ora? Esplode, diventa super potente, super veloce? Beh. Cosa? Ti abbiamo battuto! Disattiveremo la difesa e tu non potrai fermarci. Che meraviglia. Ecco. Così è come Nemesis dovrebbe sempre mostrarsi. In tutto il suo splendore. Bene. È uno scherzo? Sta cadendo a pezzi. Più botte riceve, più si fa forte. Nemesis! Mostra la tua bellezza! Si libera del peso in eccesso, no? Te pareva? Ah. Non è possibile! È una specie di... mostro. Ecco che cos'è. Che peccato. Di certo voi non capite la bellezza di Nemesis. Probabilmente non siete abbastanza colti, o sei stupido tu, una delle due cose. Però vi devo ringraziare. Questa è la prima volta che vedo Nemesis nella sua vera splendida forma. Cosa? Cioè tu, lui aveva una forma che neanche tu conoscevi? Modalità angelica. Angelica Button. E baffo grigio. Ma è un po' tipo, per caso, la modalità V? Devo supporre? Aia, doveva non so come fare ad evitarla quella, non ne ho la minima idea. Ma Justin è andato KO! Non è possibile!
No, ho preso malissimo, l'ho preso. Cavoli, è forte, eh? Mo' è davvero forte. Aia, 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 aia. Cavoli. Evitalo un po' questo. Come fai? Check and mate. Ma sei scemo? Ma come parli? Ma vabbè però. Non lo so, io mi rialzo, sono ancora invincibile e lui mi colpisce comunque. No, 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 no. Boh, non lo so. Perfetto. Oh, ancora? No, ma non ho capito cos'è successo. Ah, eccolo, eccolo, eccolo. Da, aia, 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 aia. Però intanto faccio qualche danno. Intanto gli ho fatto qualche danno. Certo, lui me ne farà almeno 900. Vediamo un po'. Aia, 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 aia. 1000. Dai, dai, dai. Perfetto, perfetto. Vai, 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 vai ragazzi, dai. Dai, cavolo. Vai, sì, vabbè. Ok, vabbè, allora. Non c'è. No, 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 no. No, non ti avvicinare però, Odin. Lo spero. Vai, vai, non è colpo di rottura, non è colpo di rottura, ma almeno gli faccio danno. Non è colpo di rottura, ma gli faccio danno. No, surriscaldato no. No, no. No, saltare no, Andre Link. Adesso lui... Ah no, sono ancora surriscaldato, fermati. Non posso fare nulla. Posso solo correre. Dai, 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 Andre Link, dai, Andre Link, dai, dai, Andre Link, dai. Dai, Andre Link, dai. Dai. You're all connected through our LBX. È stata tosta, tosta davvero. Non possiamo arrenderci. Eh no, non possiamo assolutamente. Fatica. È stata davvero difficile. Oddio, difficile. Beh sì, mi ha fatto consumare tutti quanti gli oggetti per recuperare salute. Più che altro è stata lunga. Era giusto da schivare un po' gli attacchi. No. È rotto ora, ora è rotto proprio. Ci siamo riusciti. Per un pelo, è fortissimo. È rimasto violentemente colpito dall'esplosione del suo LBX. È del tutto inerme. Van, forza. Dobbiamo fermare il sistema di difesa. Sì. Dobbiamo. Abbiamo la conferma che la difesa antiaerea è stata abbattuta. Ottimo lavoro. Ora procedete all'interno. Ricevuto. Ah? Ma cosa? Il BX non riesce a muoversi. Neanche il mio.
Forse c'è un problema con le capsule di controllo? No, è tutto un piano di Lex. Accidenti, non ricevo più nessun segnale dall'Oral BX. Probabilmente un'interferenza sta bloccando la ricezione. Perciò nemmeno loro riescono a controllarli. Se non li possiamo controllare, cosa facciamo? Non possiamo lasciarli qui. Deve pure esserci un'alternativa. C'è solo una cosa da fare. Dovremo salire sulla Saturn. Cosa? Ma come? C'è un modo. Possiamo usare l'arpione. Nani? Che cos'è? L'arpione è una rampa di accesso integrata sull'Eclipse che può essere usata negli assalti. Se fossimo abbastanza vicini alla Saturn, potremmo lanciare l'arpione per creare una via d'accesso temporanea. Questo è vero, dottore, ma usare l'arpione è molto rischioso. Aspettate, state dicendo che stiamo per andare là dentro? Intendo, volontariamente? Credo sia la nostra unica possibilità. Papà, vado io. Van, che cosa stai facendo? Devo andare. Il mondo ha bisogno di noi. Non possiamo stare qui a guardare. Van! Sei serio? Sono d'accordo con Van. Ora che siamo arrivati fino a qui, non abbiamo più molte opzioni. Allora è deciso. Van, faremo affidamento su di te. D'accordo. Invieremo un'unità ridotta ad attaccare la Saturn. Preparatevi! Ah, le cose si fanno interessanti. Sono riusciti a fermarci una volta, ma ora tocca a noi e dovranno prepararsi a essere distrutti. Non sapete proprio contenervi, eh? A volte può essere una cosa positiva. Procediamo, Mini. Diamo inizio all'attacco. Dobbiamo colpirli senza freno. Sì, signore. Regolazione e velocità in corso. Sfoglieremo un attacco alla massima potenza. Funzionerà davvero? Preparatevi all'impatto! Wow, che colpo! Mi tremano ancora le gambe per l'attacco. Sì, forse abbiamo esagerato un po'. Ehi, non abbiamo tutto il giorno, ragazzi. Andiamo a riprenderci i nostri LBX. Per prima recuperate gli LBX di Van e gli altri, di cui non abbiamo il segnale. Sono nell'area di controllo della difesa. Wow. Piu 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 piu! Apriremo per voi la via d'uscita. Non dovete fare altro che seguirci. Ricevuto. Ottimo. Pasta in arrivo. Quindi vediamo un po'. Olio. Beh, mi servirebbero veramente degli oggetti curativi più che l'olio. Quindi in questo momento non c'è pericolo di attacco perché vabbè, non abbiamo gli LBX, quindi stiamo un pochino più rilassati. Ma qui dovrebbe esserci Curtis, se non sbaglio. Eccoli, stanno tutti bene. Hai recuperato gli LBX della squadra. È molto strano. Stavo pensando la stessa cosa. Perché Lex non ha distrutto gli LBX quando ne ha avuto la possibilità? Forse è troppo sicuro di sé. O forse... Beh, non pensiamoci ora. Da qui in poi ci divideremo secondo le rispettive competenze. Attireremo l'attenzione delle guardie. Van, tu devi avvicinarti alla sala di controllo, come previsto. Signor Devin, possiamo fare qualcosa per aiutarlo? Curtis Cole. Non preoccuparti, penseremo noi a lui. Mini? Miney? Sì, capo. Terremo il signorino Narciso sull'Eclipse. Lì sarà al sicuro. Voi dovete andare avanti. Ok. E allora andiamo avanti. Non c'è neanche un punto di salvataggio. Effettivamente mi fa tornare a bordo della navicella. Allora preferisco salvare qui, Cuge. Bene, diciamo che il video allora termina qui. Probabilmente, rifacendo un calcolo più giusto, direi altri due episodi allora. Il prossimo di lunedì
e mercoledì forse ci sarà l'ultimo, ma non ne sono sicuro. Ad ogni modo, Cuccio, questo video termina qui e spero che vi sia piaciuto. Siamo davvero alla fine di LBX. Come sempre vi ricordo in descrizione il link per Instagram e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi a noi. Ci vediamo, come sempre, al prossimo video. Bye bye!